la SLA è una malattia molto complicata, che toglie la facoltà progressivamente alle persone anche di poter comunicare. Invece, con questo progetto possiamo donare di nuovo una voce alle persone che potranno comunicare con una voce sia maschile o femminile a seconda dei casi. È un progetto stupendo. Questa avventura è cominciata tanti anni fa. È nato un percorso lungo, lunghissimo, che oggi ha approdato a una soluzione. Io credo che uno debba in qualche modo entrare e cercare di capire. Le malattie sono tante, anche terribili, per cui per me è importante. È importante tutto quello che può dar voce. È importante che si utilizzasse qualcosa che si comunicasse, a noi non bastava. Era un particolare, sì, ma era un particolare che esaltava l'anima della persona. Perché a noi interessa che quella voce continui a vibrare nelle nostre famiglie. E la famiglia, in questo caso, è tutto. E me ne sono reso conto. Perché erano incredibilmente pieni d'amore. E questa cosa mi ha cambiato la vita. Abbiamo il dovere morale e civile di reagire a questo stato di frustrazione. Lo facciamo quotidianamente contro la maledetta SLA. Proviamo a cambiare prospettiva e ci accorgeremo che niente è deciso a priori e che siamo noi gli artefici del nostro destino. C'è il sole che sta nascendo intorno a questa grandissima possibilità di poter ridare dignità a malati di SLA e spero non solo.